non ricordiamo se siamo andati dal notaio di maggio o di giugno del 1987. Quell'anno partecipammo a Città Spettacolo, uno spettacolo si chiamava Serata Flyer. La regia di Giacomo Conti, e ci fu la partecipazione straordinaria di Ugo Gregoretti. Da allora abbiamo fatto qualche spettacolo, abbiamo fatto qualche laboratorio. Prima stavamo in un appartamento che sta via Torre della Catena, pagavamo 150.000 lire al mese, ho vinto almeno il lume, il giallo e il nero, perché questi colori? E poi diventarono i nostri colori sociali. Perché erano gli unici due barattoli di pittura che ci regalavano, perché non davamo neanche due o tre chiami. E allora pittammo questa sera, facevamo tutti gli infissi, ti ricordi? Gli infissi. E già da allora i nostri soci, chi si defilava da una parte, chi dall'altra, ricordo che c'erano le ragazze dell'epoca che facevano parte della zona, avevano il compito di fare le pulizie e cose. Un giorno trovavamo delle signore delle pulizie e ci avevano detto la pulizia di 50.000 lire, non mi ricordo, erano carissime queste signore delle pulizie. Da allora acqua sotto i ponti, nel passato siamo stati in scuole coloriche, ci siamo fittati altri appartamenti, poi ci hanno mandato il Teatro San Nicolo. Pagavamo 200.000 lire al mese, che all'epoca era una certa cifra, e poi tenevamo tutti gli oneri delle spese, eccetera. E lì abbiamo disegnato un po' la nostra storia, no? Il teatro non è un affare, è una cosa bella da fare, da vedere, è un atto di resistenza civile. E noi siamo resistenti, siamo abituati a resistere. Non so fino a quando il cuore ce lo consente. E poi siamo passati qua al Mulino Pacifico, e ci piace tanto questo posto, proprio perché è un mulino. È un mulino dove si macina il grano, dal grano nasce la farina e dalla farina nasce il pane. E a noi ci piace lavorare con il pane, ci piace lavorare con la dignità soprattutto. Quella non la svenderemo mai. Ci vogliamo bene perché il teatro questo tiene, a differenza poi di altre forme artistiche, no? Professionalmente, meno professionalmente. Noi pensiamo di essere professionali nel senso che lavoriamo, ci sentiamo attori per 24 ore al giorno, non abbiamo creatività. Anche in questo senso ci sentiamo molto, molto professionisti e chiediamo l'anima a quello che facciamo. Però il teatro, al di là di chi lo fa, non può esistere se non c'è chi lo vede. E allora è un medium, è il transfer ideale per la circolazione, anche di sentimento. E penso che questa sera questa circolazione ci sia stata. E ci fatta una parlata di Gino Urbano. Grazie.